Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 17 marzo l'Assemblea ha approvato la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015. Il documento finanziario è all'esame delle commissioni in attesa che si sblocchi la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti sulla rinegoziazione dei mutui che porterebbe per il 2015 un risparmio di 160 milioni di euro. Il Consiglio ha poi adottato il piano per nuovi cimiteri e crematori e ha approvato atti di indirizzo sulla regolamentazione dell'utilizzo di fitofarmaci contro la chiusura dei piccoli uffici postali a favore della variante stradale della 460 in Canavese e sulla donazione degli organi. L'Assemblea regionale ha prorogato fino al 31 maggio il termine per l'istruttoria del bando degli assegni di studio per il periodo 2013-2014 con uno stanziamento di 16 milioni di euro. La soglia minima del reddito ISEE per avere diritto agli assegni è stata innalzata a 26.000 euro. Andrea Piano, Partito Democratico. Con la delibera approvata concediamo 2 mesi di tempo in più ai comuni per completare l'istruttoria sugli assegni di studio anno scolastico 2013-14. Certo, in questo tempo dobbiamo anche rimeditare sul modulo informatico per sveltire e semplificare la procedura. Gianluca Vignale, Forza Italia. 25.000 piemontesi hanno presentato la loro domanda esclusivamente online. Credo che questo sia la dimostrazione che la pubblica amministrazione può essere raggiungibile anche presso il PROPC. Credo che la Regione debba investire sempre di più in questi aspetti. Servizi alla persona, opposizione a dimissioni ospedaliere e previdenza sociale, assistenza pubblica e inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico. Queste le maggiori richieste pervenute al difensore civico nel 2014, la cui attività è stata illustrata all'Assemblea di Palazzo Lascaris. Marcia silenziosa per le vie di Torino il 20 marzo per ricordare le vittime della mafia. La giornata della memoria e dell'impegno è stata istituita con legge regionale nel 2007 dall'Assemblea piemontese e promossa dall'Associazione Libera. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. E in questa giornata, oltre a ricordare le vittime della mafia, dobbiamo ricordare la crescente corruzione del nostro paese. Noi però non possiamo abbatterci, c'è un'Italia sana e l'unica speranza credo sia partire dai giovani, quindi dalle nuove generazioni. Maria Josefava, referente regionale di Libera. Il senso è duplice: da una parte fare memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, che sono oltre 900, e dall'altra parte ristabilire l'impegno contro le mafie e contro la corruzione, perché i due fenomeni non vanno assolutamente staccati. Fino al 24 aprile, nella Biblioteca della Regione in via Confienza a Torino, la mostra Italia 61, esposizione internazionale per il primo centenario dell'Unità d'Italia. Nell'allestimento, manifesti, immagini e oggetti ricordo. È tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.